tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo nella Sala Alessi del Palazzo Marino qui a Milano. Mi trovo in compagnia di Manuela Lavezzari con una piccola bimba che immagino sia tua figlia. Esatto. Ciao, come ti chiami? Emma. Ciao Emma. Manuela Lavezzari è Marketing Director EMEA di Lenovo. Si conclude oggi infatti l'iniziativa STEM in the City, creata dal Comune di Milano e supportata da aziende come Lenovo. Manuela, raccontaci un pochino com'è andata questa 3 giorni qui a Milano con tutte queste ragazze. È andata molto bene, è stata una settimana molto intensa, è iniziata con la conferenza di apertura alla Scala mercoledì mattina, seguita dal giorno successivo, dove ci sono stati 2 appuntamenti, uno al mattino Beyond the Limits, sempre alla Scala. Abbiamo coinvolto la rappresentante della Francia, quindi il General Manager Elisabeth Moreno, che è venuta a fare un discorso motivazionale alle ragazze, mentre al pomeriggio abbiamo coinvolto dei bambini di scuole primarie in 2 scuole di Milano, facendoli giocare con lo yoga book, quindi disegnando direttamente sul nostro tablet, e dall'altra parte facendoli provare le AR attraverso un altro device, il Fab 2 Pro. Ieri abbiamo concluso, se vuoi, la giornata con un pink hackathon presso Talent Garden, e queste ragazze si sono cimentate nello sviluppare delle app per rendere la città di Milano più smart. Oggi siamo qui anche in tua compagnia per chiudere e tirare il bilancio di questa giornata, che ha coinvolto 1200 ragazze e non mi ricordo, circa 40-50 iniziative durante tutto il mese di aprile. Mi domandavo, tu che hai partecipato a quasi tutti questi eventi, qual è stata la sensazione? Hai parlato con qualche ragazza? Che cosa ti ha più colpito durante questi giorni? È molto bello parlare con le ragazze, e in questi giorni ho avuto la conferma che le ragazze effettivamente hanno passione e vogliono entrare nel mondo, ad esempio, delle STEM, quindi della Science, Technology, Engineering and Maths. Sono molto motivate, hanno paura e sono un po' timorose quando si scontrano con gli stereotipi, che purtroppo sono ancora presenti. Quindi il nostro obiettivo come persone, come aziende, è quello di motivarle ancora oggi, nonostante abbiano già intrapreso dei percorsi tecnico-informatici, nel dire, nel credere in se stesse, di non aver paura, di non aver paura di fallire e di riprovare, perché la cosa più importante è nel lavorare insieme ad altre persone, ragazze e ragazzi, perché ogni team, quando ci sono dei team equilibrati all'interno delle aziende crescono e hanno successo. Voi siete molto impegnati come Lenovo a combattere gli stereotipi e a diminuire il gender gap. Oltre a STEM in the City farete altre cose, o comunque come azienda fate già altre cose? Ci racconti brevemente? Sì, come dicevo anche stamattina, la nostra azienda si fonda sulla diversity. Diversity non solo in senso di gender, ma multiculturale, e abbiamo anche vinto quest'anno un premio per la LGBT. Con il massimo dei voti. Quello che per noi è importante è veramente aiutare le donne a entrare in tutti i dipartimenti, quelli che normalmente sono considerati più ricoperti da figure maschili, e a ricoprire anche delle posizioni di leadership all'interno dell'azienda, perché molte statistiche, la letteratura porta molte prove che le aziende dove ci sono dei team equilibrati performano meglio. Quindi non è solo un qualcosa che bisogna fare da un punto di vista sociale, ma da un punto di vista d'azienda è molto importante, perché è uno stimolo per la crescita. Grazie mille Manuela, volevo solo fare una domanda alla piccola Emma. Sei pronta? Sì. Ti piacciono i computer, i videogiochi, ti piace la tecnologia? Sì. Con una mamma così non poteva che non piacerle. Va bene, grazie mille Manuela per essere state con noi, e un abbraccio a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.